Davide Giacalone, buongiorno, buon lavoro. Davide si salverà, buongiorno Davide. Buongiorno, no, eccoci. Monotonamente, sempre uguale. Sì, è vero, è una certezza, scusatemi. È questa serenità, no, che ti infonde in questa cravatta con la camicia bottom down, tra l'altro oggi abbiamo fatto questa scelta. Allora, chiusa la parentesi dedicata alla moda, più o meno azzardata, cominciamo a leggere insieme. Tanti, tanti spunti anche questa mattina, Davide, un paio di aperture. Corriere della Sera, il governo chiede più chiusure, estrema sintesi. Tesi della scorsa giornata. Giusi, Repubblica, su cosa abbiamo punta? Repubblica, influenza, rischio ospedali, mancano 15 milioni di vaccini. E poi diamo un occhio, già che ci siamo, anche alla Stampa. Conte, lavoro per evitare il lockdown. Davide, pagine interne invece del Corriere della Sera, parliamo di soldi. Ok, parliamo di quattrini, di fondi, perché questo significa parlare, andare oltre le chiusure di oggi, delle prossime settimane e mesi, e riflettere su ciò che dobbiamo fare per quando ne saremo fuori. Però dovremmo cominciare a prepararci oggi, come vai ripetendo, da qualche settimana. Sì, anche se i giornali non danno il rilievo che diedero ai problemi che si erano aperti, perché poi ci si lamenta, ma l'opinione pubblica ha dei pregiudizi. Ho capito, ma voi servite anche dei piatti avvelenati. Comunque, ieri è stato raggiunto, era scontato, qui basta riascoltare, lo sapevamo, era scontato l'accordo fra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Quando invece ci furono dei contrasti, delle diversità d'opinioni sull'uso dei fondi e soprattutto sulla quantificazione dei fondi, si dice è tutto bloccato perché c'è lo scontro. Non è bloccato un accidente, le cose si sono concluse. La conclusione, il punto di compromesso è che i fondi europei al servizio da una parte del bilancio europeo e dall'altra del Next Generation salgono, aumentano di 16 miliardi. Quelli che dicevano c'è lo scontro, quei soldi non arriveranno mai, sono aumentati di 16 miliardi. Ma questo non significa tutto. Perché per utilizzare quella roba occorrono dei piani, i piani nazionali. I piani nazionali devono essere dettagliati e devono essere presenti. Non devono essere, come ha fatto fin qui il governo italiano, il copiato di quello che aveva scritto la Commissione, dicendo dovete fare un piano dicendo che bisogna investire nelle infrastrutture, nell'economia verde, nella digitalizzazione. Il governo italiano ha detto noi intenderemo intervenire nella digitalizzazione, nell'economia verde, nelle infrastrutture. Sì, ho capito, questo è quello che ho detto io, tu che ci hai aggiunto. E questo è segreto, ancora non si sa. Questo è un tema importante. Il commissario europeo Gentiloni in un'intervista al Corriere della Sera dice su questo tema sarebbe bene avere un confronto maggioranza opposizione. Sì, ma su cosa? Cioè qualcuno dovrà pur mettere giù dei numeri. E vorrei ricordare a tutti che la storia del vaccino presuppone anche da parte di ciascun paese la presentazione alla Commissione europea di piani nazionali per i vaccini entro fine novembre, con una apposita dettagliata descrizione della logistica, perché quella roba lì si conserva a meno 80 gradi e deve essere iniettata, diciamo, non so esattamente dopo quanto essere stata tirata fuori dal frigorifero, ma non troppo, non tanto. Questo piano esiste? C'è? No, perché noi stiamo ancora contando la mancanza dei vaccini anti-influenzali, che hanno fatto la tragedia in Lombardia, ma non è che altrove sia andata in maniera splendida, e le cose stanno in queste condizioni. È possibile avere qualche dato e qualche elemento di programmazione o è tutto così? Ognuno dice quello che gli passa per la testa. Allora, pagina 4 del quotidiano Il Messaggero, caro Giacalone, le feste in Sardegna sotto accusa, parla l'assessore alla sanità della regione Lazio, D'Amato, che dice 3.500 positivi nel Lazio con le discoteche, si è sbagliato, nell'isola controlli inadeguati, il 60% dei viaggiatori tornava con sintomi, e poi ovviamente l'inchiesta della Procura di Cagliari che indaga per epidemia colposa, e poi si parla delle pressioni dei gestori su noi politici. Ovviamente a parlare è qualche consigliere regionale. Allora, come stanno le cose? Allora, come tutti i salmi finiscono in gloria, tutte le cose italiane finiscono in procura, perché poi si aspetta che sia la procura a dire quella informazione. Quando sarà finito non il processo, avremo risolto problemi ben più gravi, ma l'inchiesta, il virus non ci sarà più. Per quanto si possa andare lentamente nel combatterlo, quando sarà finita l'inchiesta, quindi non risolverà nulla. Detto questo, naturalmente c'è un'inchiesta penale, segua pure il suo corso. Noi tutti però che non lavoriamo in procura, cerchiamo di non prenderci un po' troppo in giro. Dunque,
Prendiamo per esempio la Sardegna. La Sardegna, il presidente della Sardegna, Solinas, era stato indicato come soggetto abbastanza originale perché intendeva chiudere i confini della Sardegna. Cioè aveva detto, dice, qui non ci sono casi, quindi no, io chiudo la Sardegna, quindi era, diciamo così, un iper cautela della Sardegna. Adesso finisce sotto inchiesta per aver aperto le discoteche. Allora, il tema non è quello se ha aperto, se ha chiuso, se... Ma chi diavolo decide queste cose? Perché se sei in stato d'emergenza dalla fine di gennaio, questa roba non deve essere lasciata all'autonomia delle regioni. Oh, cerchiamo di dirlo chiaramente, è ininfluente, l'autonomia delle regioni non deve esistere su queste cose. Circa il fatto delle pressioni sugli amministratori del mondo economico, che, diciamo così, viene dato come contorno dell'inchiesta penale, ma non prendiamoci in giro, erano su tutte le pagine dei giornali. Voi vi ricordate cosa è successo al sindaco di Arzachena quando ha chiuso le discoteche? Eh? Vi ricordate un noto imprenditore in televisione dargli del cretino, altri epiteti vari, perché aveva chiuso le discoteche e perché bisognava aspettare ancora qualche giorno perché c'erano i conti, cioè le cose che adesso vengono portate in procura, legittime, non legittime, guardate, ma ci può stare tutto, ma è legittimo che chi ha investito dei quattrini speri di riprenderli ed è legittimo che chi amministra la cosa pubblica cerchi di difendere la salute pubblica, sono due cose legittime, non sono una legittima e l'altra è legittima, decide uno, perché se lasci tutti senza tutela fa finire che senza tutela e senza copertura va a finire che nessuno prende la decisione. Infine, oggi trovo sul giornale un titolo che dice: il solito trucco, parlare di disastro se il governatore è di centrodestra. La gran parte delle regioni sono in mano al centrodestra. La Lombardia è stata un disastro. Quello che è successo in Sardegna non sarebbe dovuto succedere. Mi spiace, hanno vinto le elezioni, cioè, fa piacere per loro, hanno vinto le elezioni, se ne prendano le responsabilità. Però quando poi indichi quella sconcia cosa della Calabria con il commissario nominato dal Conte 1, confermato dal Conte 2, Lega, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico lì dentro, ti dicono: allora perché non parli invece di Solinas? Oh ragazzi, la sanità italiana, il responsabile acquisto in Puglia, c'ha il pendolino che mostra in Parlamento, quando è che la finiamo con queste buffonate? Sulla prima pagina del Sole 24 Ore, la pubblica amministrazione paga in ritardo per le banche 12 miliardi di crediti a rischio sofferenza. Non è una novità. No, non è una novità, si aggiunge alla piaga antica del cattivo pagatore pubblica amministrazione il fatto che le nuove regole che entreranno in vigore l'anno prossimo sulla definizione di bancarotta e default rischia di inserire anche quei soldi tra le possibili cause o comunque indici di sensibilità verso la bancarotta. Quindi diciamo un problema su un problema. La soluzione non sarebbe neanche così difficile, ma mi rimane oscuro perché non si prenda quella strada. La pubblica amministrazione è un pagatore pessimo perché paga in ritardo, ma è un pagatore sicuro, nel senso che non va a sua volta in bancarotta. Quindi basterebbe da parte della Cassa Depositi e Prestiti anticipare i soldi che sono dovuti alle imprese fornitori di servizi e mettere un prezzo, metterlo a costo per la pubblica amministrazione. Devo dire, naturalmente, più tardi paghi e meno soldi avrai disponibili a bilancio, più presto paghi, fai normalmente il tuo dovere e il tuo mestiere e più soldi ti rimarranno in tasca. Mi sembra di una banalità, mi vergogno quasi a dirlo, però in effetti non si fa. 30 secondi per gli esteri, pace in Nagorno-Karabakh, sconfitto l'esercito armeno. Davide. Pace un corno, lì si sono messi d'accordo la Russia e la Turchia dopo essersi spartiti la Siria e la Libia, adesso concedono anche un pezzo di l'enclave cristiana dell'Armenia all'Azerbaigian. Questo è un problema serio, ma serio, gli Stati Uniti e comunità occidentale devono, perché poi sarà troppo tardi. E questo è un tema che affronteremo nei mesi a venire, sicuramente, ok, la pandemia, ma una delle emergenze sulla scrivania nello studio ovale della Casa Bianca per la neo amministrazione Biden, se andrà a finire così, ovviamente, come sembrerebbe ad oggi. Davide Giacalone, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona radio a tutti.
come ogni mercoledì l'appuntamento, ormai lo sapete, con il Post in Fabbrica, che oggi vede protagonista un'azienda, la Jellyfy, un'azienda che aiuta a sviluppare le start-up del mondo software, ossia risolve le difficoltà organizzative, operative e anche strategiche delle nuove imprese affinché portino innovazione nelle aziende tradizionali. È nata a Bologna nel 2017, Jellyfy ha oggi sede anche a Milano, Dubai e Barcellona, in costante crescita, ha 100 dipendenti e ne cerca subito 11. Ne parla questa mattina con noi, collegata anche in diretta Zoom, la capo del personale, Francesca Cortimiglia. Francesca, buona giornata e benvenuta su RTL. Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie per l'invito. Grazie di essere con noi, abbiamo deciso di darci del tu, quindi con la responsabile delle risorse umane, niente dottoressa, ma Francesca Cortimiglia. 11 persone, ci arriviamo, però lo abbiamo sentito, questa è un'azienda che aiuta altre aziende a svilupparsi, passare, questo è l'obiettivo, da startup a scale up, quindi essere magari appetibili per chi voglia investire in loro, eccetera, eccetera. E tra l'altro, e perdonatemi se aggiungo questo elemento, un'azienda profondamente caratterizzata anche al femminile nelle idee, nelle sue fondatrici oltretutto, e questo è un ulteriore aspetto che nelle ore caratterizzate da Kamala Harris ci fa piacere sottolineare. Francesca. Corretto, noi siamo una piattaforma di innovazione rivolta al mondo del business, ok? Quindi rivolta al mondo aziendale, in grado di connettere all'interno della propria community startup digitali a imprese tradizionali, questo con l'obiettivo di innovare i processi, i prodotti e i modelli di business. Dal lato dell'offerta investiamo su trend digitali innovativi come Industria 4.0 piuttosto che intelligenza artificiale, con l'obiettivo di supportare e accompagnare le startup nella loro crescita, dando loro fondamentalmente tre tool fondamentali, che sono l'accesso agli investimenti, la competenza e le competenze affinché loro possano solidificare i loro processi, e l'accesso al mercato grazie al network dei nostri fondatori e dei nostri partner tecnologici. Dal lato della domanda invece ci focalizziamo su quelli che sono i servizi innovativi per le piccole e medie imprese e le grandi corporation, le grandi aziende che abbiano voglia e la necessità di investire su business innovativi. Quindi, per farvi un esempio, cerchiamo e aiutiamo le aziende ad entrare in contatto con settori che sono lontani dai loro tipici modelli di business, perché sono modelli di business consolidati, come per esempio il mondo dell'energia piuttosto che il mondo della salute. Fondamentalmente, per farvi qualche esempio concreto, anche recentemente, pochi giorni fa, abbiamo lanciato una piattaforma che si chiama Medicora, che è nata durante il primo flusso di pandemia che abbiamo avuto in primavera, con l'esigenza di colmare la distanza che c'è tra la popolazione e in questo momento il mondo della salute, della sanità, che purtroppo, come tutti sappiamo, sta vivendo, insomma, un momento non semplice. Un po' complicato, un po' difficile. Esattamente. Allora, Francesca, proprio perché innovate, create cose diverse, nuove, aggiungete, avete chiaramente bisogno di figure anche nuove che vi affianchino. Certo, in questo momento, come diceva Pierluigi prima, stiamo cercando 11 figure. Tipicamente cerchiamo persone giovani di potenziale, quindi che abbiano passione per il loro lavoro, passione per l'innovazione e interesse verso l'imprenditorialità. Questo perché siamo nati da persone che hanno avuto esperienza imprenditoriale di successo e contemporaneamente esperienza in aziende strutturate, e quindi hanno queste due anime differenti, e vorremmo che anche le persone che salgono a bordo con noi avessero queste due anime. Ecco, possiamo spiegare bene, scusami se ti interrompo, Francesca, a chi ci sta ascoltando, ai ragazzi, alle ragazze, innanzitutto quale, se c'è una fascia d'età a cui vi rivolgete, se l'invito è valido a tutti, quali competenze ed esperienze devono avere queste 11 persone e che cosa non devono fare? Cioè, nel senso, dall'esperienza che tu hai avuto con altri colloqui, magari di lavoro, ci sono delle cose da evitare nella relazione con voi? Allora, cerchiamo, per rispondere alla prima domanda, figure sia neolaureate,
fino ad arrivare a 5, 6, 10 anni di esperienza. Sicuramente quello a cui noi puntiamo è avere, come dicevo prima, figure giovani e di potenziale. Come percorsi formativi cerchiamo profili tecnico-ingegneristici, quindi ingegneri informatici, che vadano a ricoprire il ruolo di sviluppatori software o software architect, quindi chi si occupa più del disegno dell'architettura del software. Passando poi per figure più legate al mondo economico, statistico, ingegneria gestionale, che vanno a ricoprire ruoli di business analyst, quindi chi analizza e fa un'analisi funzionale, poi da passare a chi si occupa dello sviluppo del software, fino ad arrivare ad innovation manager, quindi colui che segue nel servizio e nel processo di innovazione più legato alla strategia di business innovativo. Che cosa non cerchiamo? Non cerchiamo sicuramente figure che non sono curiose, quindi che non sono appassionate, non hanno passione per l'innovazione e non abbiano voglia di mettersi in gioco in una realtà fortemente dinamica e in crescita innovativa. È un mio personale cavallo di battaglia, ma anche di Davide Giacalone. Ci sono tantissimi soldi a disposizione delle aziende, delle imprese, purché lei si sappia intercettare e ovviamente proporre un business model credibile e di sviluppo. È vero o è falso? Magari mi dici no, è una balla, non ci sono soldi. No, assolutamente ci sono, anzi anche noi stessi abbiamo chiaramente all'interno del nostro network investitori importanti che hanno la capacità di poter dare proprio soldi alle startup che sono entrate, che fanno parte del nostro portfolio. Quindi i soldi ci sono e allora bisogna solo, esattamente, bisogna avere i progetti, le idee per spenderli. Non per te li regalano, bene. Vero Francesco? Non te li regalano, assolutamente. Bisogna avere insomma le competenze, avere un'idea sicuramente brillante da poter, sulla quale investire. Assolutamente. Dobbiamo ringraziare di cuore per l'intervento di questa mattina Francesca Cortimiglia. 11 posti a disposizione, ricordiamo anche il sito, Fulvio. www.unimpiego.it/ilpostoinfabrica o direttamente il sito internet di Jellyfy, scritto FY finale, ma vabbè, ci auguriamo che ci arriviate tutti se volete candidarvi a Jellyfy. Non è all'italiana, no. Francesca, rimani con noi qualche secondo perché ci colleghiamo insieme con Don Antonio Mazzi per ascoltare la sua riflessione del giorno. Don Antonio, volentieri. Buongiorno. Ciao, oggi lo dico grosso, come la penso io, sbagliare è umano. Perdonare è democratico. Molti danno fuori la Madonna, il Signore, eccetera. È democrazia, il perdono è democrazia. Detto da un prete, non è male. Sei d'accordo, Francesca, che perdonare è democratico? È assolutamente democratico. Quando, per è esempio, assolutamente democratico, anche se non è sempre facile. No, altro che, per esempio, anche quando, come si dice in gergo aziendale, una tua risorsa, quindi un tuo collaboratore o collaboratrice, ne fa una grossa. Tu perdoni? Ciao Don. Arrivederci. Tu perdoni? Questa è una bella domanda. Vediamo. Allora, perdono. Allora, sicuramente il distacco che ci deve essere da un punto di vista professionale e personale aiuta a perdonare. Sì. Beh, perdona con giudizio. Parliamo del raggio di sole in questo lungo tunnel. L'annuncio della Pfizer, multinazionale, Big Pharma, oibò. Ma come, le Big Pharma non erano quelle che avrebbero affossato il mondo? L'annuncio per un vaccino prossimo all'arrivo, attenzione, siamo al 90%, il percorso è tutt'altro che concluso, la prudenza è massima, ma negare l'impatto psicologico, no, quello ovviamente sarebbe da folli, altrettanto folle sarebbe anticipare i tempi. Ne parliamo con un'assoluta autorità, come anticipato, il professor Silvio Garattini, scienziato, farmacologo di fama internazionale, fondatore, tra le mille altre cose, dell'Istituto Farmacologico Mario Negri. Professore, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno professore, ha colpito tutti la sua reazione di ieri dopo ovviamente la notizia e dopo l'annuncio dell'azienda Pfizer. Lei ha detto che le industrie farmacologiche stanno facendo la corsa al vaccino ma senza risposte certe e concrete, si rischia solo di creare una falsa impressione. Quindi la luce è ancora lontana, professore? No, speriamo che sia molto vicina, ma bisogna prendere tutto con una certa cautela, perché
bisogna evitare intanto che questi annunci creino l'impressione che possiamo cominciare a far festa, mentre invece, come si può osservare, i contagi sono moltissimi e i morti altrettanti, e quindi dobbiamo stare continuamente con grande attenzione. E in secondo luogo bisogna che la popolazione non perda fiducia in queste nei vaccini, perché non deve apparire come una gara o come un campionato, ma deve apparire come il contributo di molti a trovare uno o più vaccini, meglio se saranno di più, perché ce n'è bisogno certamente per il prossimo futuro. Le ragioni per la cautela sono molteplici, cioè prima di tutto bisogna sapere se, questo non è, è stato reso noto, se i dati sono dati che provengono dallo studio di una parte della popolazione in trattamento o se sono risultati finali. Non sembra che siano risultati finali, ma ancora intermedi, visto che la fase 3 non è stata ancora completata. Poi bisogna sapere non soltanto che diciamo sarebbe bellissimo il 90% di protezione, però bisogna anche sapere quanto dura la protezione, perché evidentemente i tempi che sono in gioco non ci permettono di sapere se la protezione durerà 3 mesi, 6 mesi, un anno o di più. Quindi questo, poi non sappiamo quali sono gli effetti collaterali, come non sappiamo se nella popolazione sono stati ammessi solo persone sane di età fra 18 e 65 anni, come di solito si fa, o se sono stati ammessi quelli che hanno più bisogno del trattamento, cioè le persone anziane e le persone che hanno diciamo fattori di rischio per la presenza contemporanea di una altre patologie. Certo. Quindi diciamo che dobbiamo essere fiduciosi, su questo non c'è dubbio, e poi dobbiamo speriamo che ce ne sia più di uno di vaccini, e poi però dobbiamo prepararci, perché questo prodotto, questo vaccino, ha bisogno di essere conservato a meno 80 gradi, quindi a una temperatura bassissima, che vanno organizzate le modalità per la distribuzione a questa bassa temperatura. Normalmente i vaccini si tengono in frigorifero, questo invece richiede una temperatura molto più bassa, molto abbattuta. Professore, solo visto che lei è molto cauto, e correttamente lo è, e ha visto che ci sono ancora dei nodi cruciali, insomma, da risolvere, credibilmente, da un suo punto di vista, per arrivare a un vaccino pronto disponibile, considerato appunto che in questo momento questa società è riuscita a parlare di un passo avanti gigantesco, quanti mesi ci vorranno? Quanto tempo ci vorrà? Beh, intanto bisogna vedere quanto sarà disponibile per noi, perché non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno dato più di 1 miliardo di euro e le dichiarazioni precedenti della stessa compagnia si è detto che il primo contingente andrà negli Stati Uniti. Noi abbiamo siglato un accordo soltanto ieri per avere quello che è stato riportato, 300 milioni di dosi. Quindi siamo nella fase preliminare. Esatto. Professor Garattini, fatte 2 dosi però. Esatto, dosi. Quindi e poi quel discorso del meno 80 gradi centigradi che lei ha sottolineato è un discorso strutturale, perché non sono i frigoriferi di casa, è per 300 milioni di dosi. Professore, grazie. Da Mussolini al virus, l'Italia che combatte è protagonista del nuovo libro di Bruno Vespa, perché l'Italia, mo Mussolini, e come ha resistito alla dittatura del virus, si divide in 14 capitoli, 8 sono dedicati al consenso interno e internazionale che Mussolini ebbe tra il 1925 al 1946 e 6 al Covid, dal suo primo apparire fino al 24 ottobre, quando il libro è stato chiuso. Noi diamo il buongiorno
ed è un piacere ospitarlo, a Bruno Vespa. Buongiorno Bruno. Buongiorno, il consenso mi dà fino al 36 perché il 46 Mussolini non c'era più. 36, scusami Bruno. 36, sì, infatti poi insomma, dal 38 in poi è precipitato per l'Italia e sono precipitati verso la tragedia che sarà oggetto, se Dio vuole, del libro dell'anno prossimo. Allora direttore, ecco, il parallelo è curioso e le chiediamo proprio di iniziare da qui, no? Come le è venuta l'idea di mettere appunto in parallelo un tipo di dittatura ad uno totalmente diverso che è quello della realtà odierna? Ma l'idea mi è venuta il 3 di maggio, che era l'ultimo giorno del, spero, irripetibile lockdown che c'è stato, che ci ha tenuto a casa per due mesi tra marzo e aprile, ed era il 3 di maggio e la domenica, il giorno dopo saremmo tornati liberamente in giro per le strade, e sono andato a Piazza Venezia. Piazza Venezia era attualmente completamente deserta. La stessa Piazza Venezia io racconto nel libro, in almeno due occasioni, tra le tante, soprattutto quella della proclamazione dell'impero nel 1936, in cui era così piena che se fosse cascato veramente un chicco di riso non sarebbe arrivato a terra. E allora ho pensato che c'era un dittatore che era in grado di riempire all'inverosimile quella piazza e contemporaneamente tutte le piazze d'Italia, perché il fascismo sul piano della propaganda era veramente imbattibile, e la stessa piazza che un altro dittatore sconosciuto, il signor Covid, sconosciuto e assassino, aveva completamente mutato in Italia e poi abbiamo visto in tante città del mondo. Quindi questi due dittatori in parallelo che io racconto, appunto, 8 capitoli all'uno e 6 capitoli all'altro, ed è aggiornato alla seconda ondata perché il libro è stato chiuso nell'ultima settimana di ottobre. Come abbiamo sentito. Direttore Vespa, poi torniamo anche a quel sempre affascinantissimo quesito: come fu possibile che? Eppure fu, e non bisogna mai rimuovere naturalmente per conoscersi fino in fondo. Però lei lo ha detto, speriamo irripetibile lockdown duro. Noi ne abbiamo parlato questa mattina apertamente con i nostri ascoltatori ed è emersa tra messaggi, tweet, WhatsApp, telefonate, la paura che arrivando a un lockdown duro, che pure in molti invocano per le motivazioni ben note, poi dopo il paese esca piagato, non piegato, piagato. Questo aspetto economico che ormai le persone sentono come rilevantissimo. Io sono tra i non molti nettamente contrario al ritorno a un lockdown duro, perché non ce lo possiamo permettere. Bisogna anche dire che in buona parte dipende da noi, perché voglio dire, io che sono per le aperture, sono stato fino all'ultimo, anche perfino per le aperture dei ristoranti o degli hotel, devo però riconoscere che nei ristoranti certe volte le misure delle distanze non le tengono, che quando la gente va in giro nello shopping le distanze non le tiene, che alcuni sciagurati quando vanno in giro le mascherine non se le mettono, e allora uno se la va cercando. Allora io ritengo sempre che se uno prende quelle precauzioni di base che ci hanno raccomandato fin da marzo, non succede niente, però purtroppo le precauzioni non le prendono. Questa è la cosa che mi intristisce di più e che mi fa anche arrabbiare quando ne sono testimone diretto. Quindi sono contrarissimo al lockdown totale, perché credo che l'Italia, al contrario di altri paesi più ricchi di noi, non si riprenderebbe, però dobbiamo anche noi dare una mano, perché se no non si può avere la botteria nella mano ubriaca, insomma, no? Appunto, la mia speranza è che Natale possa essere gestito liberamente, ma è chiaro che se a Natale noi ci affolleremo nelle strade dello shopping e ci affolleremo nelle teste, è chiaro che a gennaio succede una tragedia, no? Questo è evidente, non ci vuole un particolare perspicacia per capirlo, insomma. Tornando ai primi 8 capitoli del libro, parafrasando anche il titolo, perché l'Italia amò Mussolini, Vespa? L'amò Mussolini perché sia a livello italiano sia a livello internazionale, e direi che la quasi totalità dell'opinione pubblica questo non lo conosce, e farebbe appunto bene invece a conoscere, a fare una riflessione, perché Mussolini salvò l'Italia dall'essere una repubblica sovietica, perché c'era l'ala massimalista dei socialisti che si era innamorata della rivoluzione russa del 17 e voleva esportarla in Italia, e poi perché si fece perdonare la perdere la libertà, che è una cosa di eccezionale gravità, per cui nessuna dittatura è mai minimamente accettabile, e anche le difficoltà economiche che, meno che in altri paesi, ci furono in Italia dopo la crisi del 29, con una serie di iniziative sociali moderne, direi tra virgolette, perché l'opera nazionale per la maternità e l'infanzia, la nascita dell'INPS, la nascita dei contratti nazionali di lavoro, il dopolavoro nel teatro, nelle gite, le colonie per bambini che non avevano mai visto il mare, tutta una serie di iniziative
che gli dettero una popolarità infinita. Molte iniziative, questo è il paradosso dei paradossi, furono prese sulla spinta del sindacato fascista, che diventò poi il sindacato sostanzialmente unico, ma che all'inizio della storia scavalcò a sinistra perfino la CGIL, una roba oggi non ci si crede, sono la legge, sono la legge documenti. Per cui arrivò fino a quando ci furono le sanzioni contro l'Italia durante la guerra d'Etiopia, gli antifascisti, a cominciare da Benedetto Croce, fecero la fila per regalare la medaglietta d'oro senatore quando ci fu quando furono regalate le fedi per la patria, no? per raccogliere soldi, anche gli antifascisti. E dopo la conquista dell'impero, e il libro si ferma lì, anche gli antifascisti presero atto che era un regime in quel momento imbattibile, tanto è vero che Togliatti cominciò a fare l'appello ai fratelli fascisti per portarli poi lentamente, e ci riuscì dalla sua parte. Qui c'è scritto anche quanti intellettuali furono pagati profumatamente dal regime, e poi guarda caso dopo il 45 ci siamo ritrovati in larga parte delle file del Partito Comunista. Ci sono delle serie fantastiche incredibili, cambi di casacca, direttore, che poi meriterebbero un libro, lo farà poi un libro solo su quello. Nel salutare Bruno Vespa, in bocca al lupo per il suo nuovo libro, ricordiamo ancora perché l'Italia mo Mussolini, questa è una domanda che bisogna porsi ancora oggi sempre per capire cosa accadde. Ricordiamo una frase di un uomo che molto apprezzò Mussolini, Winston Churchill, prima di combatterlo fieramente. Roosevelt, esatto. Il gentleman italiano. Appunto, Churchill disse, a proposito di quello che lei ha detto, direttore, la democrazia è il sistema più imperfetto che esista, esclusi tutti gli altri. Esatto. Quindi alla fine la salvava. Va bene, grazie al direttore Bruno Vespa, a presto, buon lavoro. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.